Questo evento è offerto da Nolotecnica, Will Scuola, Centro Commerciale 20, Jolie Nails and Beauty, Target, Parco Giardino Sigurtà. Buonasera a tutti su Bizzetta News 24. Dopo la felice parentesi di letti di notte, torniamo con il caffè letterario direttamente da Carmagnola con Maurizio ed Alessia. Che siamo allegri, buona, ragazzi. Ciao, ciao. Molto bene, ospite con noi questa sera Massimo Temporelli, che presenterà nell'ambito di questa rassegna il libro Fucking Genius, ma che in realtà insomma fa 1,5 milioni di cose. Ciao Max, benvenuto. Ciao. Eccolo lì. Eccolo lì. Senti, abbiamo scoperto che lo scopo individuale di una vita è farsi raccontare da te alla fine, perché comunque le 8 personalità che racconti non sono mica i primi scappati di casa. Datemi le vostre date di nascita, le vostre date di giorno. A lungo andare arriverò anche a voi, a furia di fare podcast e racconti. Mi sembra che comunque voi siete belli vivaci, quindi ecco, una caratteristica fondamentale per i miei Vivaci è un bel aggettivo che ci rappresenta, devo dire, sì, vivaci a tutti e tre. Diciamo che abbiamo la parte fucking, ci manca quella genius adesso. Senti, Max, tu hai fatto un lavoro particolare in questo senso, cioè è stato quasi un lavoro da salmone controcorrente, no? Cioè sei passato dal podcast alla carta stampata, e un po' controtendenza. Come mai ti è venuta questa voglia? Insomma, il podcast lo conoscono in tantissimi, di grandissimo successo, trasformarlo poi in un libro non è facile. No, è stata una sfida, è ancora una sfida. Il podcast, come dicevi, è andato benissimo, sta andando benissimo, il libro altrettanto. Credo, come ho detto e continuo a dire, che sono due luoghi del sapere diversi e meritava una riflessione un po' più lenta e un po' più ragionata questa mia passione per i grandi innovatori. Quindi il podcast è da ascoltare, e dico sempre che io amo andare in bicicletta, è un po' come una pianura, no? Cioè fai fatica ma non tantissima. La lettura è una salita, però come chi va in bicicletta sa benissimo, quando si finisce la salita si gode 100 volte di più che quando si mette una pianura. Quindi il libro è un luogo più lento, un luogo più faticoso, dove il cervello deve lavorare di più, deve sforzarsi di più, però alla fine guadagni più quota rispetto al podcast. Questo non vuol dire che il podcast non sia un bel luogo, eh. Andare in bicicletta in pianura è assolutamente divertente, puoi alzare lo sguardo, fare altro, come sa chi ascolta i podcast, non devi per forza concentrarti in quello, e quindi è sicuramente uno strumento di mediazione culturale gigantesco. Però la lettura, e quindi la scrittura per la lettura, è diversa. Infatti nel libro riporto tempi, modi, anche riflessioni diverse dal podcast, no? Il podcast vola via, e forse il suo successo sta proprio in questo, no? È molto veloce. Qua invece ho rallentato un po', ho dato un po' più di suggestioni sui temi che tratto, un po' più di approfondimento. Massimo, c'è sempre, quando si scrive o quando si fa radio, quando si fa podcast, diciamo anche inconsciamente ci si forma un pubblico ideale a cui stai parlando, a cui stai scrivendo. Coincide per te il tuo pubblico del podcast e quello del libro? Idealmente, Ora, il pubblico del podcast, allora, adesso non riesco più a capire chi è il pubblico del podcast, perché quando tu superi 1,2 milioni di persone, ti scrivono persone di 11 anni e ingegneri in pensione, sparisce, per me è diventata una roba che non ha più senso. Io quando l'ho scritto ho sempre pensato ai giovani, il podcast, no? Ai ragazzi del liceo, non so come sia successo, ma appunto mi ascoltano i bambini anche degli elementari, così come gli ingegneri o gli avvocati, le avvocatesse di 50 anni. Quindi sicuramente non esiste più un pubblico per il podcast. Il libro, io ho sempre l'ambizione di scrivere libri per i grandi, ma poi scopro che i ragazzi sono quelli che si entusiasmano di più, oppure me lo dicono. Anche per il libro, un aneddoto bellissimo, magari stasera poi ne parlerò anche durante. Mi è arrivata una mail bellissima di un ragazzo di 11 anni che mi scrive delle cose: mi sono affezionato al tuo libro, mi fa passare delle ore bellissime. E questa cosa qua ti ripaga più delle fee commerciali che prendi, del numero di copie. Cioè, tu hai colpito anche solo una persona, gli hai raccontato una storia, gli hai cambiato la vita,
perché quello fanno i libri. I libri cambiano le vite, almeno nel mio caso hanno reinstallato dei sistemi operativi, non questo, visto che l'ho scritto io, ma per la mia vita, che hanno come reinstallato un sistema operativo, no? ti aprono un nuovo modo di guardare il mondo. E se io ho, appunto, anche solo, non dico reinstallato il sistema operativo, ma cambiato la forma di un'app nella testa di un ragazzino o di una ragazzina, questo mi rende molto orgoglioso. Quindi sì, diciamo che devo farmi un po' pace con questa roba. Credo sempre di scrivere per gli adulti, ma forse il pubblico che più percepisce, recepisce il mio messaggio sono i ragazzini, dai 14, in questo caso era 11, ma dai 14 ai 18 anni. Poi ripeto, è un libro che i due che vedo inquadrati con te e sono sopra la mia testa, hanno letto e spero abbiano apprezzato anche loro, quindi... Ah, lei vedo che fai sì. Mostra il profilo, come hai fatto prima, di andare in onda, del libro. Per capire il danno che hai fatto. Ecco. Il danno. Guarda lì. Lui postito, ovviamente. Guarda come diventa. Ah, ho scritto anche in fondo. Ho scritto ovunque. Massimo, se vuoi glielo puoi requisire. No, ma è una roba mostruosa. Io ho fatto un tour in bicicletta. Ma ne parlavamo con Massimo. Sì. Vai. Cosa hai scritto in tutti quei carteggi? Questo mi interessa. In realtà ho scritto i pensieri, cioè lui ha tirato fuori in modo pazzesco dei miei pensieri e io ho dovuto scriverli, mi ha ispirato. Anche non nel libro ci possono scrivere, no. Io muoio a vedere. E in più ho trascritto, ad esempio lui ha fatto un TED pazzesco l'anno scorso a Torino, TED, io adoro TED Talks. Ho preso appunti perché così si fa, perché così mi rimane appiccicato qualche cosa. Qual è il pensiero più forte che ti ha tirato fuori, Ale? Allora, il più forte che innovare lo posso fare persino io, che credevo di non poterlo fare. Bravo. Questo ognuno. È molto bello. Ma perché innovare è una parola molto particolare. Cos'è per te innovare, Massimo? Ha ragione, quando pensiamo all'innovazione purtroppo l'associamo alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale. L'innovazione vuol dire cambiare una vetrina, sono qua nel negozio, quindi pensare di mettere le guide in un negozio di viaggio. Innovare vuol dire pensare in modo nuovo, non c'entra con la tecnologia. Spesso la tecnologia, visto che mi occupo di quello, è un driver di innovazione, ma non è l'unico, cioè si può innovare in politica, si può innovare nel fare pane, si può innovare in tutti i campi del vivere umano. Quindi sono contento che sia passato questo messaggio, perché in Italia abbiamo dannatamente bisogno di persone che pensino in modo diverso, fottutamente bisogno di persone che pensino in modo diverso, e non c'entra con la tecnologia. Non è che diciamo, ma non c'è un centro di ricerca dove esprimermi, non c'entra niente, è proprio un modo di vedere il mondo. Quando vedi che le cose non funzionano, pensare che cambiando il modo con cui le fai potrebbe migliorare il mondo, quello significa essere innovatori. Organizzare un festival letterario è paradossalmente un modo di innovare, perché in qualche modo tu dai gli strumenti culturali per permettere alle nuove generazioni di crescere sulla nostra cultura, no? E lo fanno sempre meno persone, e questo è un atto di disobbedienza, il vostro, cioè parlo a chi ha organizzato questo festival, e gli innovatori sono dei disobbedienti, ma nel senso bello, non nel senso che distruggono tutto, che disobbediscono. Quindi innovazione è veramente per tutti. Dobbiamo smettere di pensare che si faccia solo in Silicon Valley o a Tel Aviv, si fa a Carmagnola, si fa a Milano, si fa a Torino, si fa a Varese o a Catania. L'importante c'è un aspetto molto, molto bello di come descrivi tu i personaggi, che poi sono personaggi storici ovviamente, e che mi piace particolarmente, ed è la difficoltà e il fallimento, cioè le volte che hanno sbagliato, perché poi uno dei modi migliori, almeno secondo me, almeno a quello che ho vissuto anch'io, per innovare è sbagliare 100 volte, cioè quella è proprio una bella strada per innovare, no? E quanto è importante lo sbaglio nel poi appunto arrivare a qualcosa di nuovo, qualsiasi sia la dimensione di questo nuovo. Sai, non è che tu parti dicendo voglio sbagliare, tu parti perché pratichi una strada che nessuno ha mai battuto, no? C'è un'immagine che nel libro non ho messo, ma che uso quando faccio le conferenze su questi temi, è che è proprio un uomo, una donna che disboscano una giungla, no? Tu vedi la stradina che va da una parte e uno si mette sul lato della strada principale e comincia a dire, è chiaro che inciampi nelle radici, ti becchi i rami in faccia,
ma non è il tuo obiettivo, no? Il tuo obiettivo è scoprire qualcosa di nuovo. Il problema è che quando ti butti in queste strade che nessuno mai percorso, è molto facile che tu a un certo punto sbagli in strada, trovi un dirupo piuttosto che un corso d'acqua che interrompe la tua strada. La questione è che però se vuoi trovare il fungo reale non lo trovi sulla strada percorsa da centinaia di persone, no? Devi andare lateralmente. Quindi chi vuole innovare deve esplorare nuove strade, chi esplora nuove strade commette degli errori immancabilmente. Piuttosto la domanda che ci dobbiamo fare è: come possiamo insegnare alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti ad avere un buon rapporto con gli errori? E questo, cioè, in Italia nella scuola viene penalizzato chi sbaglia, no? Dovremmo cominciare ad apprezzare se qualcuno fa le cose in modo originale, anche se sbaglia, dire: sai che ti do 3 perché hai sbagliato il calcolo, però il modo con più alto che io abbia mai dato sul modo nuovo. Invece queste cose in Italia non vengono incentivate, però si sta cambiando la mentalità anche qua. Maurizio, che cosa, quali sono gli elementi che ti hanno portato a portare, scusa il gioco di parole, Fucking Genius all'interno della rassegna? Perché so che sicuramente ce ne sono di particolari che ti hanno colpito in questo caso. Sì, assolutamente sì. Intanto il fatto di poterlo legare ad un discorso che speriamo funzioni, perché sono le cose che scopriremo fra un'ora, quindi dico fra un'ora, il libro ai ragazzi, che è sempre un po' il nostro obiettivo, portare, come dicevo Massimo prima, fare un cambio di mentalità. Andare dai lettori è facile, i lettori vengono già di loro, certo. Vorrei andare dai non lettori, e il senso è sempre quello. Quindi qua è un libro che si può leggere anche come se fosse, non so se Massimo magari poi non mi piace come definizione, quasi come fosse un libro di favole, reali ma favole, quindi sono talmente belle queste 8 storie che le puoi leggere anche se non vorrei che non si spaventassero, le leggete come appunto delle favole, come delle fiabe, e questa è la forza del libro secondo me, oltre al fatto che è scritto in un modo molto 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 facile da leggere, che per i ragazzi è fondamentale. Di questi 8 personaggi, Massimo, qual è quello che ti assomiglia di più? Bello. No, mi piacerebbe essere come Steve Jobs, ma perché non per il successo che ha avuto, forse tra tutti i personaggi che ho trattato è quello che ha avuto in vita il riconoscimento più alto, no? Perché quando ti rendi conto che con un'invenzione che con cui noi stiamo comunicando tu cambi proprio tutte le prassi antropologiche, sociali, le relazioni con tutte le cose importanti della vita, dalla comunicazione a come sicuramente. Però quello che mi piace di Steve Jobs è il fatto che non fosse esperto di nulla, non avesse studiato, interrotto il suo percorso di studi, eppure continuava a cercare, un po' come Leonardo da Vinci, però era in un'altra epoca, che no, arraffava tutto quello che, no, strizzava l'occhio al mercato, andava nei centri di ricerca, andava in economia, faceva le aziende, ma poi però continuava a portare avanti i suoi sogni, cioè tantissimi bellissimi messaggi. Un altro personaggio, Elon Musk, che è meno equilibrato di Steve Jobs. Anche Steve Jobs aveva dei lati del carattere molto pericolosi. Si dice fosse veramente molto cattivo, no, per certe sue manifestazioni. Però alla fine quello che arriva di Steve Jobs è quasi sempre tutto giusto. Ogni tanto Elon Musk mi lascia un po' spiazzato ancora, pur amandolo alla follia, no? Lo dico sempre. Steve Jobs aveva meno Twitter, però. E infatti. Quello un po' lo fottevo. Quello un po' Musk lo frega. Sì. Così. Va bene, ragazzi. Allora, io trovo splendidamente innovativo anche l'idea di fare un incontro letterario durante la partita dell'Italia agli europei, perché rompere gli schemi e voglio bene all'Italia, la guardo, eccetera, però lo trovo una roba meravigliosa. Quindi vi auguro di fare una splendida presentazione a Carmagnola all'interno del caffè letterario. Chi è di Carmagnola, insomma, va velocemente di là e vede la second part. Ecco. Grazie Massimo. Grazie Alessia, grazie Maurizio, buona serata, buon lavoro, Fucking Genius, oltre al podcast che voi ascolterete, vi propongo di ascoltarlo tutto, c'è anche il libro che è è il mortirolo, no? Bravo. Dopo la tappa di trasferimento.
Bene. Ciao ragazzi, ciao, buona serata. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Questo evento è offerto da Nolotecnica, Will Scuola, Centro Commerciale 20, Jolie Nails and Beauty, Target, Parco Giardino Sigurtà.